sono i seguenti: Istituto Pertini, poi Marino Torre, il primo e il sorgere del sole, poi Nunzio Nasi, poi Giuseppe Montalto, poi Calvino, poi Dante Alighieri, poi Ciaccio Montalto. Poi Giovanni XXIII e Sciascia Tupalini. Perché vi ho dato l'ordine? Perché i docenti, ragazzi, devono sapere quando dovete scendere nel caso della galleria, avvicinarvi nel caso della platea, sulla mia destra, in fila indiana, perché io desidero che tutti guardino chi ha fatto i lavori. E quindi, quando tocca la Pertini, si può incominciare ad avvicinare in fila indiana la mia destra con i docenti. Il dirigente, ho saputo che non è potuto venire stamattina, ad ogni modo commenteremo con voi dopo aver visto il video e ascoltato l'inno nel caso degli istituti comprensivi, commenteremo con voi il lavoro svolto e poi uscirete dalla mia sinistra, ok? Quindi ripetiamo, si entra da? Si esce da? Bravissimi. Francesco Torre, vediamolo in video. Silenzio. Buongiorno ragazzi, buongiorno docenti, buongiorno a tutti voi. Purtroppo non posso essere lì con voi per impegni lavorativi. Io mi presento, sono Francesco Torre di Three Points Production e sono il direttore artistico, insieme al mio socio Michael Carlo Allen, della seconda edizione del Trapani Film Festival. Sono contento di essere oggi al concorso Io scelgo la non violenza, perché insieme a Sabina Braschi, la nostra carissima amica e presentatrice ufficiale del Trapani Film Festival, abbiamo deciso di creare questa unione, questa sinergia. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare la prima serata, quella del 20 di giugno, a voi ragazzi, a voi scuole. E adesso vado a denunciare quelli che sono i film che parteciperanno alla seconda edizione del Trapani Film Festival, alla prima del Trapani Off Film Festival. L'Istituto Sciascia Bufalino con il film Schegge di realtà. L'Istituto Marino Torre per il film Non aspettare domani. E l'Istituto Calvino Amico con il film Up to You. Quello che dovrete fare adesso è andare sul sito trapanifilmfestival.com e cliccare su Iscrivi il tuo film. Ma prima di farlo, chiedete informazioni a Sabina Braschi sul codice sconto dedicato a voi. Io personalmente ho già visto i vostri film e anche la nostra giuria tecnica professionale avrà modo di vedere i vostri prodotti. Decideremo assieme chi sarà il vincitore e adesso vi annuncio quelli che sono i premi della prima edizione del Trapani Off Film Festival. Al primo classificato va una borsa di studio da 1000 euro per l'anno 2025, una esperienza di set su una nostra prossima produzione e un premio distributivo sulla piattaforma internazionale WeBeam.it. Al secondo classificato andrà sempre un premio distributivo sulla piattaforma WeBeam.it e un'esperienza di sé insieme a noi di Three Points Production. All'ultimo classificato, il terzo classificato, andrà un premio distributivo sulla piattaforma WeBeam.it. Quindi, in poche parole, tutti i vostri film, se vinceranno e arriveranno nelle prime tre posizioni, potranno essere distribuiti in modo internazionale e tutti potranno vederli. Quindi iscrivete i vostri film al Trapani Film Festival e ci vediamo il 20 giugno alla Casina delle Fanti. Bene, un'ulteriore opportunità, ragazzi, che bello. Mi raccomando, docenti, fatela questa iscrizione perché è una grande opportunità. Tutte le informazioni sono su www.trapanifilmfestival.it. E adesso andiamo con la proiezione dei vostri lavori. Iniziamo con la Pertini, quindi i ragazzi e i docenti possono iniziare lentamente a posizionarmi sulla mia destra e io invito nel frattempo la regia a mandare la proiezione dell'inno della scuola dell'Istituto Pertini, l'Istituto Comprensivo Pertini di Trapani. L'inno si chiama Uniti verso l'amore.
sono presenti i 48 alunni, sono presenti i docenti che hanno partecipato sono tutti docenti di musica. Non dovete salire adesso, un attimino, perché prima voglio far vedere il vostro lavoro. Un gruppo si può mettere anche qui davanti, posizionatevi con calma, e una decina, una quindicina possono salire qui sul palcoscenico. Voglio ringraziare i docenti che hanno aderito e che hanno lavorato: Clara Pizzo del coro, Francesco Gentile, docente di musica, Michela Lombardo, che è la seconda collaboratrice del dirigente, Antonella Fodale, che è la vicaria, vicepresidente, Alessandra Allocco, docente di chitarra, Carmen Pellegrino di pianoforte, Marco Badami del violino, Badami. E poi c'è Rosalia Catalano, flauta di coro, e poi c'è Michele Caramella, dico bene? Caramella, scusate, ma li ho trascritti appena stamattina, e Giuseppa Mazzara. Dunque, state qui pronti, vediamo il vostro inno, fate tutti silenzio, parta il primo! Tropici con la ossessione, troppa paura in ogni tua azione. Uomo, quanti schiaffi mi hai dato, condannandomi a un amore malato. Stare con te faceva stringermi il cuore, con la violenza hai distrutto il mio amore. Essere forti è una reazione, soprattutto in questa situazione. Uniamo le mani, le voci e il cuore, vogliamo rispetto, uguaglianza e amore. Uniamo le mani, le voci e il cuore, vogliamo rispetto, uguaglianza e amore. Amore. Se provo ti vuole sei un gran dolore, portami rispetto, non solo un oggetto, se solo ti metto non mi stai davvero, non stai da cuore per il mio dolore. Poco caro e dignità, il tempo del rispetto della libertà, è il momento di capire che insieme dobbiamo capire! Uniamo le mani, le voci e il cuore, uniamo rispetto, guaglianza e amore. Uniamo le mani, le voci e il cuore, vogliamo rispetto, uguaglianza e amore. Amore. La violenza fa male davvero, uccide anche con il pensiero. Un'offesa, una brutta parola, è come un forte nodo alla gola. La pace è il nostro canto, amico mio, io ti sto accanto, insieme in un mondo migliore, camminiamo verso l'amore. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qua ed essere stati presi subito da questo entusiasmo, dalle parole di Sabina. Naturalmente portiamo il saluto della nostra dirigente, che oggi per altri motivi diciamo istituzionali non era diciamo, impegnata in altro, per cui non è potuta essere qui con noi, ma sì, assolutamente, un saluto naturalmente va da tutti. Però abbiamo portato diciamo la rappresentanza della nostra musica, cioè il nostro Gotha dell'Istituto Comprensivo Eugenio Pertini, tutti i docenti di strumento musicale, la collega Francesca Gentile, tutti, Michele Calamela, Clara, e... Oh sì,
Sì, e poi ecco, giustamente mi dicono, ecco, la collega anche Giusy Mazzara, avete notato sicuramente che i ragazzi hanno fatto una parte, diciamo, con il ritornello proprio con la LIS, col linguaggio dei segni, proprio perché vogliamo veramente, come tutti noi, proprio nell'ambito sempre degli stessi principi e degli stessi valori che ci fanno andare avanti sicuramente, portare avanti proprio il concetto dell'inclusione, che penso sia veramente valido per tutti, immagino, tutte le scuole al di là di ogni istituto, ecco, sia presente. Quindi complimenti per l'organizzazione, complimenti ai vari club service che sono presenti, che fanno sempre sentire veramente la loro voce nel nostro territorio. Grazie veramente a tutti che in maniera volontaria e mettendo proprio a frutto, diciamo, le loro competenze, ognuno per il loro campo, per il loro ambito, veramente danno lustro alla nostra città. Grazie alla componente sportiva, che è fondamentale sicuramente, grazie a tutti voi e a Sabina naturalmente. Grazie, prego, potete accomodarvi nei vostri posti, perché ci prepariamo adesso, bambini da quella parte, accomodatevi nei vostri posti, ci prepariamo adesso a vedere un video. Ho fatto una scaletta alternata, così magari non ci stanchiamo solo con l'ascolto. Vediamo il video dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Marino Torre di Trapani. Il video porta il titolo Il Sorgere del Sole. Ci vogliono fottere lo stipendio. Ma in che senso, Franco? Lavoriamo 10 ore al giorno e questi ladri dello Stato ci vogliono fottere lo stipendio. No, 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 già la mia vita è una merda e poi ci si mettono loro che la vogliono rovinare ancora di più. No, ma ci credo. No. Ma che dici? Rischia di fallire pure la società. Amore, sei tornato. Tu non mi dai rompere la palla, sono in chiamata, vai a pulire, continuo a pulire. Va bene, Franco, ci sentiamo dopo. Quando ci sono aggiornamenti, mi chiami per sapere. Stai zitta, donna, continua a pulire. Non sono facile di guardare. Giada! Ma che sta cosa? Ti avevo detto di pagare il condominio! Mi avevi detto pure di comprare il regalo del 17° di Gaetano. Sono solo scuse. Cioè, non sei buona a nulla. Ti dico di fare per una volta una cosa e manco la fai. Qua nemmeno sai pulire, guarda che schifo che c'è. Mamma mia, non sei buona a niente. Non cioè, è facile mantenere una casa se tu non ci sei guai. Cosa? Io guadagno. Allora, rispetto tu che non fai niente. Stai a casa, sembra uscire con le tue amiche, ma non ti vergogni, guardati. Guarda che cazzo hai combinato pure. Assurdo, mamma mia. Ora ci vedete a pulire qua. Ah, io sono andato. Non lo vedo che mi prende il pavimento, se la faccio pulire con la lingua. Ma io ci vedo. Ho bisogno di soldi, neanche un po' di prima. È da giorni che non mando. Cioè, tu mi hai fermato, mi hai interrotto la canzone per chiedermi dei soldi. Sì, è da 3 giorni che fa. Ma non ci posso credere. Cioè, io esco per rilassarmi la casa e poi devo incontrare quelli come te che mi rompono. Io non ce la faccio. Non mi ne frega niente la quantità che non mangi, per me puoi pure morire di fame. Anzi, lo sai che ti dico? Visto che tu mi hai aiutato, ti hai chiesto la mia musica, tu non devi fermare la gente a chiedergli dei soldi, sei uno scarto della società, devi andare a marcire, non sei degno di vivere. Non lo so, ora io non ce la faccio più, io me ne torno a casa perché non posso stare bene nemmeno fuori. Questa giornata di schifo, ho bisogno di rilassarmi e di togliere un po' dei problemi di tosse. E forse so come fare. Giada, vieni qua. Ciao. Senti, ho avuto una giornata orribile. Ho bisogno di togliere i miei problemi di tosse, di rilassarmi, di giocare un po'
Forse non è il caso. Forse non è il caso. Come non è il caso? Ripetilo. Non è il caso. Non è il caso. Senti. Senti. Buona, sei qua, devi esaudire i miei desideri. Se no, non sei buona niente, manca a pulire, quindi meglio per te che mi dici, va bene? Leo. Senti. Senti. Senti, come osa dirmi di no? Non sei buona nemmeno a pulire, né a cucinare, e ora mi dici pure di no per andare a letto a fare qualcosa, a fare sesso. Cioè, veramente, ho bisogno di te per una volta che ti dico qualcosa e mi dici di no. Ah, guarda come ti vesti, sembri una sguattera, non sei buona a niente, cioè veramente. Ora, te ne vai in camera e non esci finché non te lo dico io, capito? Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Amore, guarda che ho qui. No, vabbè, amore, ma che bello! Questo è un biglietto per Parigi. Grazie! Che sempre sognato. È stupendo. Farei solamente cose belle, però. Te lo merito. Ma è incredibile. È proprio una bella coppia, ma lui ti mostra il suo affetto a lei. Io non l'ho mai fatto. Chissà se è veramente così o se stanno solamente recitando una commedia. Voglio scoprirlo, ora lo seguo. Voglio vedere com'è davvero lui. Una persona molto interessante. Che dici, andiamo a fare una passeggiata adesso? Va bene. Ti voglio servire, ora Ah, no, mi chiama la tua pancia. Non lo so, forse mi sta prendendo il cibo. Vuoi che andiamo a casa? Sì, però prima un po' di sete. Qua vicino ci sono delle macchinette, tu vuoi resti qua, così tu vuoi... Va bene, ok, va benissimo. Okay. Arrivo. Quel ragazzo è incredibile, ha una capacità di comprensione assurda. Io non sono mai stato così. Forse mi devo riscoprire. Ora seguo solamente a lui, voglio vedere come si comporta con gli altri. Ma no, che freddo che fa. Devo coprire. Mi scusi, signore, non mangio da 3 giorni, perché ho qualche ingredina. Certo. Quello che le basta, non sono qualche giorno. Qualsiasi cosa va bene. Grazie. Grazie, adesso potrò andare a mangiare. Non servi in una maniera migliore, non migliore, spero che possa mangiare. Ma la domanda, cosa ci fai? Mi stavo riparando dalla pioggia. Ah, va bene. Grazie mille, Leo, grazie. Grande ragazzo. Faccio solamente il mio dovere. Grazie mille. Ciao. Buona giornata. Questo ragazzo è incredibile, aiuta pure i bisognosi, quell'uomo che aveva bisogno di soldi. Forse sono io che sbaglio nella mia vita. Forse dovrei prendere spunto da questo ragazzo che mi sembra veramente incredibile. Forse dovrei iniziare pure io a essere altruista verso il prossimo. Ci devo riflettere. Troppo freddo, non posso fare. Stare cadendo una così aspetta, ma quando vedo la signora Rizzo? Vado a chiedermi dell'acqua. Questo è il piano della signora Rizzo. Sono arrivato. Prendo l'acqua e poi scendo. Scusa, ti volevo chiedere, io prima ho visto di nuovo quello che hai fatto per il ragazzo qua sotto e come trattavi la tua ragazza. Ti volevo chiedere, ma... Cioè, perché e come lo fai? Cioè, ti viene naturale? Sì, perché ho capito che la vita non è meravigliosa.
Noi abbiamo poco tempo, è limitatissimo. E quindi quel tempo, quel poco tempo che abbiamo, lo dobbiamo utilizzare solamente per fare del bene agli altri. Pensare a noi stessi sì, ma per far sì che la società possa migliorare, si possano affermare valori come gentilezza, amore e soprattutto altruismo, come quello che dimostro verso ognuno, ma non perché io sia obbligato, è un dovere morale, è qualcosa che voglio fare io, la società deve migliorare, quindi mi metto a disposizione di tutti. Io ti devo confessare che ho sempre trattato male la mia ragazza, i miei amici, le persone che vedevo bisognose in giro, non so come fare per cambiare. Guarda, noi tutti abbiamo delle possibilità. La vita è meravigliosa anche per questo, ci dà delle possibilità, non le possiamo sfruttare, non siamo messi lì per non saperci orientare, per non poterci orientare. Possiamo migliorare, possiamo cambiare e sono sicuro che tu ce la potrai fare, perché tutti abbiamo delle possibilità, tutti abbiamo la possibilità soprattutto di migliorarci. Grazie per il tuo discorso. Come ti chiami comunque? Mario, piacere. È stato fantastico sentire questo discorso, mi hai illuminato la strada. Devo cambiare, l'ho capito. Devo tornare innanzitutto dalla mia ragazza per cambiare le cose, meglio che io vada. È stato un piacere conoscerti. Dipendi, no? Spero di rincontrarti. Ora vado. Devo sistemare le cose. Già, no, amore, dove sei? Dimmi. Sto vendo. Grazie. Che hai? Senti, Giada, oggi ho capito il vero valore dell'amore e mi sono reso conto che negli ultimi periodi ho avuto un comportamento orribile nei tuoi confronti e voglio cambiare, il mio intenzione è quello di diventare l'uomo della tua vita. Voglio essere una persona giusta sia nei confronti di tuoi, sia da quello che sembra amato, nei confronti pure degli altri. E per dimostrarti che sono sincero, in realtà, questo fiore che indica la rinascita del nostro rapporto, come all'inizio, hanno dato tutto bene in una guerra, la prima cosa di te. Dopo ciò ti prometto che pure nei lavori a casa sarò sempre presente, ti aiuterò perché abbiamo un pari diritti e la violenza nella mia vita non esisterà mai più. Io a me non mi fanno schifo quelli come te. Se, diciamo che in questi giorni ho cambiato prospettiva sulla vita. Spero possano aiutarti. Grazie mille. Quando si incontra domani sono ho dimenticato il giubbotto a casa. Però sono felice, ho fatto del bene. Ma guarda che si rivede, che ci fai qua? Veramente? Sì, che fa? Mi faresti entrare con tuo prezzissimo, ti vedi il tuo botto. Grazie, mi vedi migliore. Comunque, fratello, ti devo dire che mi hai svoltato la vita, nel senso, ho incontrato la mia ragazza e mi sono dichiarato, l'ho dato una rosa e oppure un anello. Con i miei amici sono riuscito a cambiare, eppure nei confronti del mendicante. Io l'ho aiutato, non so perché, ma l'ho fatto naturalmente, cioè... Sono felicissimo. Io lo sapevo, sempre creduto in te. Lo vedevo più in alto dagli occhi che fosse un ragazzo che
potesse dare quel qualcosa alla gente, che alla fine aveva solamente il bisogno di riscoprirsi, di guardarsi e di cambiare. E la vita ci mette davanti a queste sfide, tu le superate, ne sono solo che contento. Quindi la violenza lasciala da parte, adesso fai del bene, pensa soltanto a te stesso, ma pensa che ormai stai iniziando a prendere una via migliore, la retta via. Sì, questo. Esatto. Alla fine ho scelto la non violenza perché non è mai la soluzione. E sono felice così. Ora mi godrò la mia vita con la mia ragazza. Ho in programma pure un viaggio per il nostro anniversario. E tutto questo c'è. Grazie per te. Levo questa spada alta verso il cielo. Solo sulla cima del mio credo arriveranno i muri che solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia figlia conquistare di questo film. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore. Accogliamoli con un fragoroso applauso, perché qui abbiamo tutti gli attori. Come ti chiami? Bocca al tempo. Caterina Fazio. Diego Orlando. Professoressa Gigidia. Professoressa Genco, referente dell'Aula. Mettetevi più centrali. Ragazzi, io devo ringraziare veramente tutti i dirigenti scolastici e ovviamente il corpo docente, perché fare questi lavori, scrivere un inno per esempio di nuova composizione, è difficilissimo. Fare un video, un film, questo è un film, è di una difficoltà incredibile per l'audio, per le scene, poi tu hai avuto delle scene piuttosto aggressive, cioè un coraggio. Ah, ecco, Vita Costa, presidente del Rotary Club, mi fa da balletto oggi, grazie. Vorrei che commentassi proprio questa difficoltà e quanto passione ci hai messo. Sì, sicuramente è stato difficoltoso più che altro recitare, perché non avevamo mai avuto esperienze del genere, però con impegno, ecco, grazie pure ai miei amici, al supporto, ci siamo divertiti e abbiamo portato tutto il lavoro. Vincenza e professoressa Alessandra, diamo il microfono a loro. Allora, io intanto volevo portare i saluti della nostra dirigente, che Margherita Ciotta, un abbraccio forte a lei. Niente, allora, i ragazzi hanno fatto tutto da soli, noi siamo stati, quindi abbiamo solamente visto il lavoro finale, e secondo me sono stati bravissimi. Sì. Il video, lo dico a tutti coloro che non lo sanno, è stato tagliato oggi per la visione qui al teatro, perché era molto più lungo, ma i ragazzi hanno saputo fare una riduzione e lasciare che fosse cogliere il corpo perfetto, cogliere comunque l'obiettivo finale. Questo è un tema, è il tema intanto del concorso, ed è un tema che andrebbe trattato costantemente nelle scuole, perché spesso il tema della violenza viene, secondo me, sminuito. Quando una donna subisce qualche azione di questo genere qua, molto spesso dice: ah, perché ancora il mio ragazzo, il mio uomo mi deve conoscere, da tempo, invece no, sono i primi segnali. I primi segnali di allarme. Mi è dispiaciuto che nelle scene iniziali, in cui appunto Giuseppe ha enfatizzato questa cosa, è stata suscitata ilarità. In realtà tantissime donne subiscono quotidianamente quelle azioni. È vero. Sì. Quindi mi è dispiaciuto che c'è stato questo tipo di... Ma è la goliardia della festa di oggi, li vogliamo perdonare, dai, perdoniamoli, su. È questo. Passo la parola alla collega Alessandra. Confermo quello che ha detto la collega. I ragazzi hanno lavorato veramente da soli, in gruppo. Lavorare in gruppo significa socializzare, scambiarsi giudizi, accettare le idee degli altri. Diciamo che ciascuno ha messo proprio le proprie competenze. Lui ha scritto proprio perché ama scrivere, è una sua dote.
e ha scritto la storia, la sceneggiatura. E i due hanno aiutato nel montaggio, addirittura poverini hanno comprato pure un programma per montarlo, certo, perché certo. Insomma, cioè, giustamente non sono degli esperti. Io non ho fatto nulla, noi non abbiamo fatto nulla se non incitarli a partecipare. E io penso che queste sono esperienze, grazie a voi tutti, di aver dato questa opportunità ai ragazzi, grazie, perché solo in questo modo si avvicinano veramente a queste ma io tematiche. Mi sento dire con forza, e lo dico a tutti i docenti e i dirigenti presenti, che questa è una prima edizione, lo dico con forza perché chiaramente i presidenti dei prossimi anni avranno questo compito di fare una seconda edizione, ma io insisterò, ci sarò e farò in modo che sono delle strategie la non violenza, perché è una strategia importante per arrivare dritta all'obiettivo, al cuore dei ragazzi, stimolandoli e suscitando in loro delle riflessioni che attraverso musica e cinema vengono molto più linguaggi diversi. Grazie di cuore. Io volevo da questa occasione, prego. Anselmo, il mio alunno, ha scritto la sua poesia da dedicare a tutte le donne, penso. Ma certo, dunque silenzio. Allora, la poesia parla della violenza sulle donne, quindi di un episodio immaginato nella mia testa. Allora, anima pura e leggera, amante della vita e della bellezza, forte come una roccia, dentro fragile come una foglia, appesa in bilico in questo percorso di vita, maltrattata con ferocia da un'ombra, presente anche nei sogni più profondi. La memoria ricorda Lucifero mentre la stringeva forte e le infliggeva lesioni su tutto il corpo. Brivido nella notte, atto di un vigliacco che tanto umano non è. Giustizia punisci questi mezzi uomini per le loro colpe. Ninfe, gridate forte, fate sì che il vostro canto sia poderoso e deciso, che arrivi e faccia effetto nel cuore di tutti, così da riportare Lucifero all'inferno. Denunciate. Bravo, veramente, complimenti. Sei molto sensibile, sei una persona molto vicina alla problematica, per cui sento di darti un grande braccio. Abbiamo parlato di amore, di affetto, di nonno, com'è nonno? Nonno, Pio? Tutti insieme, io scelgo la nonna. Grazie, prego. Prego, dalla mia sinistra, e ci prepariamo per ascoltare l'inno dal titolo Contro la violenza dell'Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani. Sono presenti i docenti Antonella Barraco e tutti gli altri. Io saluto il dirigente Ignazio Monticciolo e ci prepariamo piano piano, ragazzi, perché prima ascoltiamo l'inno e poi salite. Prego la regia. Non si possono prendere. Silenzio. Non scegliere il silenzio. Canta con noi. In un mondo avvolto dalle ombre, dove il dolore è un silenzio che inghiotte le parole, noi cantiamo di resistenza, di forza che non muore. Contro ogni violenza sorgiamo come un sole. Mani unite insieme, cuori in fiamme, dove il suo flusso regna, il dilaga il disonore, il rispetto è un'arma bella, il fine è l'amore. Contro ogni violenza, contro ogni dolore. Liberi dall'ombra, insieme noi andremo. Contro la violenza, qui si canteremo. Non la paura, non il silenzio fermeranno. La melodia della pace che tutti ascolteranno. Nelle aule, nei cortili, luoghi dove il sapere fiorisce, cresce la passione.
con i libri abbiamo le ali, la conoscenza è in fiore, contro odio e bullismo, come ambasciatore. In quest'illo colmo di speranza, ne troveremo la via verso un futuro migliore, se tu accogli ogni cultura e rispetti la natura. Contro ogni violenza, contro ogni orrore. Liberi dall'ombra, insieme andremo. Contro la violenza, così non andremo. Non la paura, non il silenzio fermeranno. La melodia della pace che tutti ascolteranno. Liberi dall'ombra, insieme andremo. Contro la violenza, questi non canteremo. Non la paura, non il silenzio fermeranno. La melodia della pace che tutti ascolteranno. Bellissimo, contro la violenza, prego, l'Istituto Comprensivo, accogliamoli con un applauso. Antonella Barraco. Mario Manzo. I ragazzi che hanno partecipato, magari non tutti, prego di scorrere verso la mia sinistra. Anche qualcuno sotto, qui, davanti a me, e commentiamo. Con Dario innanzitutto. Allora, buongiorno, io sono la docente di musica dell'Istituto Comprensivo Nunzio Nasi e porgo i saluti del dirigente scolastico che per impegni precedenza assunti non è presente, però mi ha pregato di ringraziarvi per aver coinvolto i nostri ragazzi, e sono tanti che sono in classi, e questa attività creativa per, diciamo, su temi veramente molto, ma molto di grande rilievo, e naturalmente in un momento come quello che stiamo vivendo oggi è importante, proprio utilissimo. Nella nostra società spesso, diciamo, nella nostra società è presente, sono presenti dei comportamenti che sconvolgono, diciamo, tutti, e quindi sensibilizzare con queste attività i nostri ragazzi è più che mai utile per contrastare ogni tipo di violenza e per dare anche loro dei modelli sani, dei modelli da seguire. E a questo punto io per il nostro inno vorrei invitare Andrea che descriverà alcune parti importanti. Buongiorno, il nostro inno contro la violenza è un invito ad unirci contro il sopruso e il disonore, considerando il rispetto e l'amore armi potenti contro ogni forma di violenza. Nei ritornelli viene ribadita la nostra volontà di rimanere liberi dalle ombre della paura e del silenzio, portando avanti un messaggio di pace. Le strofe parlano dell'importanza dell'educazione e della conoscenza contro odio e bullismo, sottolineando che con i libri e con la passione per il sapere possiamo diventare ambasciatori di un futuro migliore. L'inno vuole spronare tutti ad accogliere ogni cultura e a diventare curatori del nostro pianeta e con la speranza di avere un mondo senza violenza. È proprio così, perché il testo, che io vi prego sempre di attenzionare nel caso degli inni,
scorre il testo, il video è fatto di testo, è molto importante attenzionarlo, leggerlo, scritto da questi ragazzi, ha toccato tutti gli aspetti della violenza, quindi abbiamo utilizzato naturalmente una delle tecniche classiche della creatività, che è il brainstorming, in cui i ragazzi, perché la scuola, nella scuola ogni idea è una buona idea, e quindi i ragazzi hanno fatto delle proposte, queste proposte sono state poi analizzate e quindi poi selezionate quelle che rispondevano al meglio, diciamo, a quello che era il pensiero dei ragazzi su questo tema, e quindi poi sono state queste idee implementate. Per quanto riguarda la musica, il professore Dario Manzo ha dato una grossa mano. Sì, per la produzione, la parte tecnica, l'arrangiamento e tutto il resto. E posso dire che, oltre a tutto quello che è già stato detto, grazie. I ragazzi ti amano. Oltre a tutto quello che è già stato detto, la cosa più bella in realtà è stata anche vederli registrare, soprattutto quando abbiamo finito e l'hanno ascoltata, vederli emozionarsi, qualche lacrimuccia che è scesa, è stato commovente per noi che ci siamo dovuti anche girare per dire ma poi scappa anche a noi la lacrima, perché si sono davvero emozionati, sono divertiti, riascoltandosi poi è stato fantastico. Quindi questo progetto, a parte il valore della violenza, questo valore aggiunto della musica, che è stato bellissimo. Ma io penso che quando con i presidenti dei club abbiamo deciso di fare questo bando e di proporlo alle scuole, l'obiettivo era proprio quello di entrare nella verità delle cose, e quando si è nella verità si trasferisce l'emozione, perché la verità ha questo grande potenziale, questo grande vantaggio: l'emozione arriva, si trasferisce e la lacrima scende. Grazie alla Nunzio Nasi, grazie all'Istituto Comprensivo, Nunzio Nasi, grazie Antonella, grazie Dario, grazie ad Ignazio Monticciolo, e prendete, allora prenditi il mio valletto, povero Vito, che ti faccio fare. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi, anche il coro, i solisti, facciamo un applauso anche a loro.